Grazie Ministro, grazie anche sulle precisazioni per le dotazioni. Tuttavia, Ministro, più volte da parte di organismi di rappresentanza delle capitanerie di porto è stato chiesto lo status di forza di polizia per la Guardia Costiera e quindi la testuale conseguente dotazione dell'arma individuale per la piena tutela fisica e giuridica del personale. Siamo d'accordo e ci associamo al suo ringraziamento e anzi ci diciamo orgogliosi per ogni singola creatura salvata dai veri alti rappresentanti della politica umanitaria dell'Unione e stiamo parlando appunto degli uomini della Guardia Costiera, della Marina, della Guardia di Finanza e di tutte quelle splendide persone che intervengono in mare. Ci permettiamo un suggerimento, lei ha parlato anche di azioni mirate sul territorio libico, ci chiediamo se sia possibile, se non una forma di collaborazione con un governo che di fatto c'è nel presidio delle loro coste per la lotta ai trafficanti di esseri umani, magari un coinvolgimento anche dell'ONU, anche per responsabilizzare questo organo che attraverso il suo Consiglio di sicurezza di fatto aveva anche autorizzato le missioni in quei paesi con le conseguenze cui oggi assistiamo. Grazie onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3456 dei deputati Buttiglione e Binetti concernente iniziative per un maggiore coinvolgimento nella gestione dei flussi migratori delle istituzioni europee e degli Stati membri, nonché dei paesi di origine e di transito dei migranti. La deputata Binetti ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Ha 1 minuto, onorevole. Presidente, signor Ministro, colleghi, oggi è la giornata dell'immigrazione nei fatti, negli interventi, è cominciata questa mattina con le parole del Premier e adesso tutte le interrogazioni tendono a girare intorno a questo tema così importante. Il cuore della nostra interrogazione però vuole essere molto concreto e vuole essere questo. Il problema dell'immigrazione oggi non appare più un fatto di pura emergenza. In qualche modo noi sappiamo, ce lo dicono le voci che arrivano, ce lo dicono le informazioni di cosiddette dei testimoni oculari, sappiamo che sono in arrivo molti altri immigrati. Sappiamo che questo flusso non si fermerà ed è per questo che il problema che noi vogliamo